Benvenuti a questa nuova puntata di Appuntamento con il Benessere. Oggi da personal coach sono trasformata in presentatrice e andiamo a vedere che cosa sta facendo la nostra makeup artist, in questo caso Martina Migliori, che è la direttrice del centro Vanity. Oggi vi parliamo di trucco e mentre Martina lavorerà su Silvia, che è una delle nostre collaboratrici, oggi si è proposta di fare la cliente, vi faremo vedere qualcosa, vi insegneremo qualche trucco per farvi belle anche da casa. Quindi mentre Martina lavorerà noi le faremo un pochino di domande. Allora Martina, benvenuta a questo nostro appuntamento. Benvenuti a tutti a questa nuova puntata di Appuntamento con il Benessere. E oggi vi farò vedere quale trucco realizzerò su Silvia. In questo caso sarà un trucco sera, perché bene. Spesso i nostri clienti, quando vengono al centro il sabato o con un'uscita con le amiche o vogliono andare in discoteca, non sanno che trucco magari realizzare, se è un trucco semplice o un qualcosa di più elaborato. Quindi oggi andrò a fare questo trucco sera. Ok, allora mentre tu lavori io ti faccio un pochino di domande. Ok, va benissimo. Quindi hai detto che stiamo realizzando un trucco da sera. In realtà oltre il trucco da sera immagino che esistono altre tipologie di trucco, Martina. Quanti tipi di trucco ci sono? Esistono? Si conoscono oltre questo da sera che è quello più utilizzato? Allora, trucco da giorno, trucco sposa. Trucco passerella, trucco moda. Trucco passerella, trucco moda. Figo. Poi trucco arabico. Il trucco arabico? Sì, è una tecnica che apre l'occhio, lo tende a farlo rendere l'occhio più slanciato. Bello, è da provare. Poi abbiamo il trucco anti-età, trucco lifting. Beh, ce ne sono molti di trucchi che potremmo fare. Parliamo di, visto che stai lavorando, diamo qualche informazione alle persone che sono a casa. Nel caso di una pelle, non lo so, che ha la cuperose, che ha degli eczemi, dei piccoli difetti, si possono nascondere? Se sì, come? Certo, allora può essere utilizzato un correttore di color verde, perché il verde ha la caratteristica di andare a coprire il rossore della pelle. Quindi quando andremo a truccare per rendere una pelle più naturale, se si ha se hanno problemi di cuperose, andremo a mettere questo correttore verde che renderà quindi la pelle più naturale. Benissimo. E poi procederemo quindi con il fondotinta. Bene. Beh, tu mi hai insegnato nelle varie cose che fai quando io vengo lì a sbirciare come lavori che si possono correggere benissimo anche delle brutte cicatrici. Conoscendo bene la propria professione, tutti i trucchi, si può insegnare ad una persona che ha delle cicatrici, per esempio, come coprirle o come evidenziare i pregi per nascondere e quindi non far notare i difetti, giusto? Esatto. No? La mia maglietta parla oggi, come dice Armani, eccola qua, eleganza non è farsi notare ma farsi ricordare. Allora un bel trucco è proprio questo, farsi ricordare, e non è importante, Martina dice proprio questo, non è importante quanto trucco porti sulla pelle, è importante come questo trucco esalta le cose più belle di te, no? Certo. Allora, hai voluto che io ti facessi volutamente delle domande perché le ragazze un pochino di stupidaggini le fanno. A proposito, prima di farti le domande, Martina, è bene dire a casa che stiamo facendo questo perché? Perché al Vanity noi non siamo un centro che fa semplicemente il trucco, cioè la persona viene qui, paga, si fa fare il trucco e va a casa. Questo è uno dei servizi che diamo. In realtà noi siamo molto per la formazione, quindi le ragazze o le signore possono venire qui, prendere un appuntamento con te e fare proprio una seduta dove tu insegni loro come truccarsi tutti i giorni, quindi un trucco da giorno che in tre mosse permette loro di essere sempre perfette, sempre a posto e mettere in evidenza tutte quelle che sono le cose belle. A proposito di questo, quindi tu mi hai scritto delle domande, mi hai detto di chiederti delle cose, no? Mi hai scritto correttori in stick. Cosa volevi dire a proposito dei correttori in stick? Allora, solitamente i correttori stick dovrebbero essere utilizzati da ragazzi che hanno una pelle una pelle giovanile, perché non vanno ad accentuare i segni dell'età. Quindi è consigliabile che utilizzano questi stick appunto le ragazze insomma, mentre i correttori liquidi dovrebbero essere utilizzati da persone che hanno pelli più mature.
perché il correttore stick, se utilizzato su una donna che ha una pelle matura, che cosa farà? Andrà a sottolineare magari proprio le imperfezioni della pelle, mentre il correttore liquido andrà solamente a coprirlo senza accentuarlo. Benissimo. Mentre invece il correttore prima o dopo il fondotinta, cosa vuoi dire? Perché persone magari impropriamente lo utilizzano prima o lo utilizzano dopo? Ma sì, guarda, ci sono diverse scuole di pensiero, c'è chi lo utilizza prima, chi lo utilizza dopo. In realtà il correttore andrebbe utilizzato per chi ha problemi di occhiaie, andrebbe utilizzato prima e poi andrà passato il fondotinta, mentre per chi non ha problemi di occhiaie può tranquillamente utilizzarlo dopo il fondotinta. Così, quindi mettere il correttore anche dopo il fondotinta, esatto, è una cosa che si può fare. Esatto. Bene, mi hai anche detto di chiederti come operare nel caso di... Nel frattempo vi dico che alla fine faremo vedere il lavoro che Martina sta facendo. È chiaro che in 10 minuti non si può fare un trucco completo perché veramente richiede Infatti, un tempo particolare. Infatti, per anticipare i tempi ho fatto l'altra parte. Però l'idea che vogliamo mandare a casa è far capire che le persone in un attimo e con veramente pochi soldi possono prepararsi per una serata o per un evento, per una cerimonia in maniera veramente perfetta, eccezionale. Esatto. Quindi tra le cose che tu volevi dire alle persone a casa, volevi parlare di come comportarsi nel caso di occhiaie evidenti, per esempio. Allora, qualora se hanno queste occhiaie molto evidenti, è possibile coprirle con dei correttori che tendono all'arancione, perché il correttore arancione ha la caratteristica di coprire quelli che sono i toni blu-grigio delle occhiaie. Ah, okay. E quindi faranno questo effetto coprente. Perché mi dici no ai correttori molto chiari? Lei sconsiglia assolutamente i correttori molto chiari. Perché? Perché il correttore molto chiaro non andrà a coprire la parte, ma andrà ad evidenziarla. Quindi invece di coprire una zona come un'occhiaia, che cosa farà? Sottolineerà l'occhiaia, quindi la renderà più evidente. Siccome siamo quasi al... mi fanno dei gestacci terribili. Siccome siamo quasi alla fine, quindi volevo chiederti una cosa importante, perché ora, poiché non qui abbiamo anche l'area abbronzatura, perché tu dici che l'abbronzatura e il correttore non vanno d'accordo? Allora, non è che non vanno proprio d'accordo, il fatto che è difficile poi trovare un correttore che si accosti alle tonalità della sì, pelle durante il periodo conto. Guarda in sopra durante il periodo estivo, perché comunque si va al mare, quindi di conseguenza la pelle tenderà ad abbronzarsi, certo. E quindi i correttori la maggior parte delle volte sono molto chiari rispetto alla tonalità della e comunque pelle, non quindi esiste un correttore abbastanza sicuro. Ma sì, ci sono, ci sono, però sono quelli bronze. Okay. Però vanno utilizzati con molta cautela. Benissimo. E quindi non bisogna eccedere troppo nell'utilizzo, perché poi potrebbero fare effetto cerone. Certo, infatti la cosa che vogliamo dire è evitare proprio questo effetto mascherone. I trucchi devono essere molto naturali. Ora lei sta lavorando su un trucco da sera, anche perché così attraverso la telecamera si può avere di più la percezione di com'è una persona quando viene truccata. Ma vi ripeto, lo scopo di questa puntata è dire: intanto imparate a truccarvi, quindi va bene l'idea di fare una telefonata da noi, prendervi un appuntamento spendendo veramente pochissimi euro. Martina è a vostra disposizione per 2 o 3 ore di insegnarvi tutto quello che dovete fare per migliorare e mettere in evidenza i vostri pregi. Poi potete anche scegliere il Vanity, dovete scegliere il Vanity per quelle che sono le occasioni speciali, le spose, i matrimoni, i 18 anni, le feste. Siamo organizzati anche per mandare un'equipe a casa e truccare tutta la famiglia, sistemare tutta la famiglia, certo. E con costi veramente molto competitivi. Nel momento in cui abbiamo avviato questo nuovo progetto del Vanity, la prima cosa su cui abbiamo puntato è proprio l'idea di tenerci con costi competitivi.
Martina, mi spiace dirtelo, però siamo arrivati praticamente ai 10 minuti di puntata, per cui se vuoi chiudere tu e salutare tu, so che ti fa piacere le persone. Faccio vedere qual è il trucco. Intanto, Silvia, la parte del trucco finita, che è l'occhio destro. Silvia è bellissima comunque, però ecco, questa è l'idea di base, c'è anche dell'altro lavoro da fare, ma questa è l'idea di quello che può essere un trucco da sera. Sì, calcolando che un trucco realizzato in 10 minuti comunque ci vorrebbe un po' più di tempo, però insomma, bene o male uno si fa un'idea di come è un trucco da sera. Benissimo. Quindi a questo punto noi abbiamo finito. Passiamo ai saluti. Lascio a te i saluti a tutte quante le persone. Io vi ringrazio di averci seguito anche oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Appuntamento nel Benessere. Ciao!